può star bene senza male. Resteremo soli, e sarà tutto fatto da rifare, che se ci pensi siamo soli. Sorpresa, io sono già qua, di nuovo ben ritrovati, ma non sono da solo perché c'è un bel tavolo ricco di premi, di trofei. E allora, apriamo ufficialmente il momento delle premiazioni facendo rientrare tutta la giuria, con un grande applauso il vostro, Paola Giovenzana, Michele Olivieri, Marco Bebbo e David Bellè.
grazie ancora alla giuria che invito a posizionarsi da questa parte. E poi facciamo entrare anche il referente dello Zen Danza Milano e Bergamo, Greta Russo, che è stata anche la presidente di giuria, e Flavia Rubin. Forte ancora il vostro applauso. Grazie ancora. E allora, noi cominciamo con le premiazioni. Invito i vincitori a salire da questa parte della vostra sinistra, del palco, posizionarsi poi qui con la giuria per fare la foto e scendere cortesemente alla vostra destra del palco. E allora, cominciamo con la disciplina del classico, categoria junior, per quanto riguarda solisti. Al terzo posto l'interprete Alessandra Iannone con Fairy Doll dell'Académie Pas de Bourrée. E allora, mentre aspettiamo Alessandra al terzo posto, andiamo avanti a scoprire anche chi si è posizionato al secondo posto. Gaia Dan, interprete per la variazione Fata Fiorina della Vercelli Dance Academy. Forte l'applauso anche per Gaia. Ragazzi, ci siete da qualche parte, ovviamente sono anche in galleria, devono scendere. E allora, io direi che possiamo... Ah, no, qualcuno ce l'abbiamo. Alessandra, al terzo posto. Forte l'applauso anche per Gaia, e primo posto invece per Noemi D'Agostino con la variazione Fata Violante del Centro Formazione Danza. Eccola qua che arriva. Noemi, complimenti. Ah, foto, scusate, non c'entro niente. Ecco qua il primo premio. E allora, ancora forte l'applauso, mentre noi passiamo alla disciplina classico, sempre, categoria junior, questa volta passo a due. Terzo posto per Pizzicato, Anna Sala e Chiara Casati per Académie Pas de Bourrée. Allora, invitiamo a salire sul palco Anna e Chiara. E mentre ci raggiungono, il premio è già pronto qui che vi aspetta, noi proseguiamo con la premiazione che riguarda il contemporaneo, categoria junior, solista. Un secondo posto che va a Carolina Sacco per Nice Out della B-Dance Studio. Aspettiamo anche Carolina per questo secondo posto. E l'applauso, continuatelo anche, per il primo posto, sempre nella categoria junior solista, che va a Serena Iero della Dreams Factory. Ora aspettiamo un secondo, perché sennò secondo me si presenta la signora a caso, diceva io ho vinto il terzo posto, così a caso. Eccola, eccola. Applauso. Grazie per la corsa che hanno fatto in giù, non hanno neanche il fiatone. Complimenti, qui c'è la lista d'attesa, un secondino. E allora noi possiamo proseguire. No, manca, eccola. È la vincitrice del solista. E allora, mentre continuano le foto, noi andiamo avanti, proseguiamo disciplina moderno, categoria junior, solista. Terzo posto va a Ludovica Agazzone della B-Dance Studio con Nessuno Mai. Ludovica, ci fermo che ti aspetta, e mentre scendi noi andiamo avanti e scopriamo chi si è classificato invece al secondo posto. Al secondo posto abbiamo Chiara Meraviglia, un'arbitra della Dreams Factory. Tanto abbiamo Ludovica, complimenti Ludo. Secondo posto, ripetiamolo, per Chiara Meraviglia, mentre il primo posto nella categoria junior solista disciplina moderno va a Marta Galbiati. Quel posto dentro me. Eccoci, qualcuno arriva. Lei è Chiara, complimenti Chiara, secondo posto con Arnica. E poi manca la vincitrice, Marta Galbiati, eccola qua. Applauso ancora. Nuovi premi da dare, in questo caso alla categoria junior del moderno, passo a due. Partiamo dal terzo posto con Bang Bang, a vincere sono Matilde Guglielmetti e Ginevra Quattrini della P-Dance Studio.
E mentre aspettiamo Matilde in Ginevra, scopriamo chi si trova al secondo posto. Per la Dreams Factory a vincere al secondo posto sono Chiara Meraviglia e Aurora Cellamaro con Brividi. Quindi teniamo di conto, abbiamo Matilde, Ginevra, Chiara e Aurora. Eccole. Grande applauso, complimenti. E allora non ci resta che scoprire, mentre arriva mi sa anche il secondo posto, non ci resta che scoprire chi vince in questa categoria Junior Passo a 2. La più bella delle Arreame ad interpretarla Morgana Panagni e Sofia Canizzo per Officina della Danza. Il premio è già pronto del primo posto. E allora, beh, mi sa che, ecco, sta arrivando qualcuno, mi sa. No. Allora, mentre aspettiamo il primo posto, proseguiamo con la disciplina moderno, categoria junior. Questa volta parliamo di gruppi. Il terzo posto va alla coreografia 10 della Dreams Factory. Ecco, già sono sulle scale, vedete? Ci manca ancora il primo posto. Ah, eccole. Voi siete qui per... Primo posto, complimenti. Foto di rito. Allora, il terzo posto l'abbiamo già assegnato, stanno arrivando componenti della Dreams Factory. Invece al secondo posto, Freestyle Sporting Club con Aquiloni. Vi ricordo cortesemente di mantenere la mascherina FFP2 anche in galleria. E adesso è il momento di scoprire il primo posto nella categoria Junior Gruppi. A vincere questa categoria è Officina della Danza tra le righe del mare di Puglia. Secondo posto, complimenti ragazze, ecco la foto per voi. E mi leggo. Allora, aspettiamo il primo posto, Officina della Danza, tra le righe del mare di Puglia, per quanto riguarda Moderno Junior, gruppi. Nel frattempo abbiamo altri premi da assegnare, partiamo dalla disciplina, eccole qua, vincitrici, non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dice ce l'ho già tanti. Applauso e foto di rito. Eccole qua che lasciano il palco. Palco che rimane vuoto per accogliere il terzo classificato, la scuola Academy Padebourré per Neoclassico Junior Gruppi con la coreografia Déjà Vu. Loro mi sa che ci mettono un po' a arrivare, sono proprio quelli in ultima fila come sull'autobus in gita, no? Ecco, aspettiamo la scuola Academy Padebourré. Davvero corrono, eh? Sono giovani. E mentre aspettiamo i vincitori, c'è un altro terzo posto da consegnare alla scuola vincitrice alla vincitrice solista della disciplina street dance categoria kids. Sto parlando di Serena Monti con la coreografia Ranata, la scuola della Dreams Factory. Intanto ragazze, complimenti. C'è una vincitrice che è attesa sul palco ed è Serena Monti. Un terzo posto nella categoria Kids della Street Dance, solista. Eccola, mi sa. O ha vinto o deve andare in bagno, no? Ha vinto. Complimenti.
ancora da poco, grazie. E adesso disciplina street dance, la categoria è quella dei teen, stiamo parlando sempre di solisti. Il terzo posto va alla scuola Spazio B, o meglio, Valencia Recupero, interprete per Cubo Up. Alessia Recupero, terzo posto. Al secondo posto invece nella street dance teen categoria solisti Eleonora Svezia con Lose My Breath della Dreams Factory. Complimenti. E mentre aspettiamo Eleonora andiamo a scoprire anche chi si posiziona al primo posto nella street dance solisti, categoria teen, Giulia Panseri con Yeah. Il tifo era per Giulia che vince nella categoria teen street dance solisti. E intanto vi aspettiamo la vincitrice che dovrebbe arrivare. Vedo, sì, mi sa che era nella retrovia anche lassù. Allora, dato il premio è pronto, intanto che aspettiamo la vincitrice andiamo a premiare un altro terzo posto nella disciplina street dance. Eccola, eccola! La categoria di quinto, complimenti. Ecco la foto anche per te, un applauso. Adesso invece il terzo posto da assegnare riguarda la disciplina street dance categoria teen, passo a due, ovvero Martina Pagnin e Irene Giannopolo per la scuola Dance and Groove, interpreti di Mai Tai. Martina ed Irene. Eccole. Complimenti ragazze e complimenti anche alle ultime tre coppe da assegnare, o meglio a chi la coppa se la porterà a casa, perché abbiamo un terzo posto da assegnare nella disciplina street dance categoria teen, questa volta gruppi, dicevo terzo posto per la scuola Let's Dance con Check Me Out. Un po' di rosa nell'aria. E allora, mentre aspettiamo l'arrivo della scuola Let's Dance, scopriamo al secondo posto la scuola che si classifica medaglia d'argento per Dance and Project con Irish Clan Fusion Bats. Complimenti. Secondo posto, ricordiamo, per la scuola Dance Project. Accogliamoli con un grande applauso, dai! Ok, nessuno ci vede più, ma... Ecco la foto per la scuola Dance Project del secondo posto. E a questo punto noi siamo pronti per accogliere il gruppo vincitore della categoria Teen Street Dance, ovvero la scuola Spazio B con Goodies. Sì ragazzi, da questa parte, grazie. Scuola Goodies, al primo posto.
Spazio B, scusate, quindi sarà quello della fine. Ecco la scuola, Spazio B. E adesso abbiamo da assegnare altri premi, borse di studio, sconti, un sacco di cose. Allora, abbiamo la scholarship del 20% per CIBU, Centro Internazionale Balletto Ucraina, al numero 126. Invitiamo sul palco. Stesso premio, scholarship al 20% per il numero 119. Ecco qua, complimenti. C'è il 119, perfetto. E chiamiamo sul palco anche il 196, sempre per la CIBU, Centro Internazionale Balletto Ucraina. Una scholarship, questa volta del 30%, sempre per il CIBU, al numero 251. Sul palco numero 251. E continuiamo sempre con la scholarship del 30% al numero 102. Scholarship al Centro Internazionale Balletto Ucraina del 30% anche al numero 269. Invece la scholarship moderno del 20% riguarda una scuola, la Dreams Factory, con la coreografia 10. Scholarship di moderno al 20%, eccoci qua, per Martina Bardelli con Aquiloni, che è qua, dice, ma che ci sono? Moderno 20, scholarship di moderno al 20% per Freestyle Aquiloni. Scholarship di moderno al 30% per il numero 128, 128. Sul palco, eccoci qua. Adesso invece abbiamo una borsa di studio al 50% per Viaggio e Danza Summer Campus per questo luglio 2022 per il numero 459. E una la sento e devo anche scappare qualcuno. Sempre una borsa di studio al 50% per Viaggio e Danza Summer Campus al numero 325. Borsa di studio per il numero 325. Il buco fotografico per la comunione, no? Borsa di studio al 50%, stiamo parlando sempre del Summer Campus, al numero 314. Complimenti, stiamo aspettando il numero 314. E nel frattempo chiamiamo per lo stesso premio borsa di studio al 50% anche il in questo caso Viaggio e Danza in Tour numero 251.
e aspettiamo il numero 251. Ma aspettiamo, attendiamo sempre per una borsa di studio al 50% di Viaggio in Danza in Tour il numero 126. Vuoi una valigia in più? Adesso abbiamo una borsa di studio al 100% da assegnare per Salerno Danza da Mare, che si svolge dal 21 al 24 luglio 2022, e questo premio va al numero 198. No. Complimenti. Adesso abbiamo una borsa di studio al 30% per l'International Dance Meeting Italy per il numero 459. Numero 459. Adesso invece è... non ci credo. Stasera è su eBay che mi dà la roba. Ce l'ho troppo. Adesso invece dobbiamo assegnare un buono sconto del 20% al lavoratore danza di Milano. Tutto questo va al numero 205. 205. Complimenti, stessa sorte con il buono sconto del 20% al laboratorio danza al numero 194 194. E ancora un bel 20% di sconto al laboratorio danza per il numero 165. Quindi stiamo aspettando il 194 e il 165. Ma aspettiamo, buttiamo uscire un altro, anche il 337, sempre per un buono sconto del 20%. Il 337. E adesso il buono sconto del 20% va alla Dreams Factory per la coreografia 10. Ricordiamo, una volta usciti dal palco, cortesemente alla vostra sinistra quando siete sul palco. Grazie. Complimenti. E un altro buono sconto del 20% al numero 479. Complimenti. E qui attendi pure per la foto. Dicevo 479. Ce l'abbiamo 479? No, sì, oh, al massimo se non si presenta arriva, ecco, ce l'abbiamo 479. Complimenti. Allora, questa era l'ultima. Mazza, Mattarola, ce la rassegnavo, eh? Allora io direi complimenti a tutti i vincitori, ma non solo complimenti a tutti i partecipanti che hanno reso speciale questa edizione di Dance Evolution Competition. Ringraziamo voi, quindi Flavio e Greta per tutta l'organizzazione, tutta la nostra giuria. Ragazzi, complimenti, prendiamoci un altro bel applauso, facciamoci un'altra foto perché anch'io devo rinnovare il punto. Voi fate l'applauso così non ci sentiamo a viso. Applausi, applausi. Seria.
Intanto invito a uscire dalla vostra destra, quindi non dall'ingresso principale del teatro, ma qui proprio alla vostra destra. Ancora grazie per aver partecipato. Vi aspettano ancora il servizio fotografico di Eventi Emotion e Patrizia Video Produzioni per lo studio riprese per il video. Ancora grazie e una buona serata. Grazie di aver partecipato. Ciao!